In un'intervista rilasciata a Francesco Saponaro per il documentario Edoardo, la vita che continua, Luca dice: quando mi fermano per strada, io so che non fermano me, ma fermano ancora la memoria di Edoardo, quell'amore che portavano a lui. E io sono veramente contento di questo, perché è un qualcosa che in qualche modo rende ancora vivo il lavoro che ha fatto con il suo teatro. È chiaro che di artisti così ne nascono pochi, è logico. Voglio dire che già siamo fortunati in Italia che sono nati quei pochi grandi attori o quei pochissimi autori di teatro. Se riflettiamo, nel Novecento abbiamo avuto autori di teatro come Pirandello, Edoardo e anche il premio Nobel Dario Fo. È straordinario. Allora, io mi reputo soddisfatto quando svolgo bene il mio lavoro da un punto di vista professionale, in attesa che nascano altri autori e grandi attori. A me basta già questo, tenere alto il livello del teatro in attesa di altri monumenti. L'idea di questo artista trasparente, che non si rammarica di non essere lui sotto i riflettori, ma è felice di farsi da parte, perché attraverso il suo lavoro l'attenzione di chi lo osserva possa accentrarsi su ciò che è venuto prima di lui e che forse è stato più grande di lui, e che attraverso il suo lavoro può ancora parlare e dire quello che è stato, mi sembra il dato più significativo della personalità artistica di Luca, e allo stesso tempo mi pare una possibile spiegazione della sua relativa invisibilità agli occhi della cultura teatrale del nostro tempo. Invisibile non per il pubblico, che lo ha amato doppiamente, in quanto Luca e in quanto figlio di Edoardo, ma per una bella fetta della nostra critica che ha visto in lui, un po' pigramente, solo l'erede di quella tradizione, come si fosse poco. Il Novecento è il secolo meno adatto forse ad apprezzare l'arte e la missione artistica di Luca De Filippo, per una serie di ragioni che telegraficamente e anche un po' sommariamente andrò ad elencare. La prima è proprio quella totale assenza di egocentrismo che la dichiarazione di Luca rivela. Quel culto della personalità che D'Annunzio, artista moderno per eccellenza, incarna in modo plateale e che diventerà una marca della cultura novecentesca, è totalmente estraneo al carattere e alla poetica di un artista come Luca De Filippo. Interessato alle rotture più che alla conservazione e alla trasmissione, il Novecento delle avanguardie fa punto e a capo e rompe col passato, esaltando come valore assoluto l'originalità in arte. In questo quadro, la missione di un uomo di teatro come Luca De Filippo, così come prima di lui quella di suo padre, si fa particolarmente ardua, rappresentando un'eccezione in un panorama culturale che non ama la continuità e che si illude di poter ricominciare tutto da capo. Un secondo punto. Una cultura come quella novecentesca, malata di idealismo, guarda con un certo disgusto tutto ciò che ha a che fare con gli aspetti materiali della vita e dell'esperienza artistica. Osanna l'arte, con la maiuscola, e snobba il mestiere. Come può essere congeniale allora questa cultura a un artista come Luca che non perde occasione per ricondurre il suo lavoro a una dimensione normale, ordinaria, concreta, artigianale? Nel frammentario racconto della sua carriera, faticosamente storto in qualche occasione, perché Luca non amava parlare di sé, emerge continuamente il tentativo di sottrarsi alla retorica dell'arte bella, della missione, della vocazione concepita come una folgorazione sulla via di Damasco, e si legge invece lo sforzo di riportare all'interno di quell'esperienza anche gli aspetti tecnici e pratici che suo padre gli ha insegnato, fondando la sua formazione di uomo di teatro non solo sulle questioni artistiche del lavoro di attore e regista, ma anche su quelle strutturali dell'organizzazione, dell'impresa economica, che lo portano ancora molto giovane, a soli 32 anni, e guarda in quell'immagine a 32 anni, ad assumersi l'onere del capocomitato. Va detto per inciso che proprio la sottovalutazione di questi aspetti strutturali, la contrapposizione tra arte e botteghino, ha segnato nel Novecento la fine di tante esperienze artistiche anche molto importanti, condannate a morte ancora prima di nascere dal velleitarismo e dall'ignoranza delle più elementari regole d'impresa.
Ci sono moltissimi esempi di questo tipo, grandi progetti d'arte che naufragano inesorabilmente contro gli scogli della partita doppia, del bilancio, dell'attività, diciamo, degli aspetti finanziari dell'impresa stessa, che vengono regolarmente sottovalutati e misconosciuti. Così come molta della cultura teatrale del nostro tempo valuta solo gli aspetti estetici, senza capire che in questo senso non si può comprendere e differenziare un'esperienza rispetto a un'altra, perché non tutto è uguale a tutto. Luca parla quindi del suo lavoro teatrale come di un mestiere qualunque, un'attività per la quale è stato formato e che serve, né più né meno come gli altri lavori, a portare a casa i soldi per vivere. Può sembrare poco agli idealisti, ma pensiamo come sarebbe bello un teatro che serve agli uomini come il pane. Una cultura accessibile e normale, i cui esponenti non si sentono, cito Luca, meglio degli altri, più bravi, più intellettualmente evoluti, ma sono persone comuni. Lo stesso understatement Luca lo rivela quando gli si chiede qualcosa del suo lavoro, qualche segreto del mestiere, qualche insegnamento fondamentale. Così a Vincenzo Mollica, che gli chiede quale sia l'insegnamento più importante avuto da suo padre, risponde ricordando una raccomandazione di Eduardo: mettiti il cappello quando esci da teatro, se no ti prendi un raffreddore. Una risposta che, vi invito a leggere le lettere di Cieco, è alla Cieco, il quale di fronte a tanti atteggiamenti, così diciamo, culturalmente un po' eccessivi e eccitati della sua moglie, Olga Knipper, o degli attori della compagnia del teatro d'arte, riconduceva sempre ad una dimensione normale, anche banale, delle cose. Per esempio, quando gli regalavano un bellissimo tessuto antico, un broccato preziosissimo, diceva: facevate meglio a regalarmi una trappola per topi, ne sono pieno. Così il compito dell'artista è quello di fare un lavoro, non un capolavoro. E aggiungo che se poi il capolavoro dovrà essere, lo deciderà qualcun altro, non certo l'artista che si accinge all'opera. Interrogato sui segreti del mestiere, Luca sostiene di non poter rispondere, salvo poi farlo in modo impeccabile su alcuni aspetti tecnici del lavoro di attore e regista, come dimostreranno gli interventi della giornata di domani. Sono stati selezionati alcuni video molto interessanti in cui lui racconta delle cose sull'arte comica, che parlerà domani Antonella Ottavi. E qui sta un altro punto che allontana Luca dal Novecento: l'estenuante bisogno di teoria, altro aspetto forse della vocazione idealistica del secolo breve. Non mi si fraintenda. Non si parla qui di quella tensione teorica che corrisponde al desiderio di comprendere più a fondo i fenomeni, ma piuttosto di quella caricatura di un discorso critico che al primo vagito corre subito a trovare definizioni e formule, pensando con questo di dare alle cose un'autorevolezza che di per sé non avrebbero. E questa è una malattia da cui Luca è completamente immune e che anzi gli provoca, quando gli altri ne sono affetti, reazioni allergiche. Forse perché sa, con tutto il rispetto per l'ottimo Mollica, che solo le regole imposte da una fulminea sintesi televisiva possono far condensare in una battuta l'insegnamento di una vita. L'esperienza è qualcosa che solo in percentuali infinitesimali può essere trasmessa a parole. Anche in questo Luca sembra aver messo in pratica l'insegnamento di suo padre: il teatro si fa, non si discute. Perché il teatro, per l'attore, per lo spettatore, anche per il critico onesto, è arte basata sull'esperienza, che si trasmette attraverso l'osservazione, la pratica, non attraverso formule e precetti, e quindi è fondamentalmente arte del silenzio.